vivaio, Edoardo. Meno male, siamo disperati, siamo invasi dalle zanzare. Buongiorno. Buongiorno. Senta, ma lei riesce a fare una bella disinfestazione? A mettere un po' di quelle cose nei tombini? No, nei tombini no, signore, i tombini poi inquiniamo tutte le falde acquise lo sotto. Lo so, però no. Come facciamo con tutte queste zanzare? Guarda, ci sono due, o questo, oppure prendiamo una bella coppia di pipistrelli, quelli si moltiplicano, ammazzano tutto, si mangiano tutto. Sì, ho capito, ma almeno una potatina, perché le... No, signora, la potatina no, perché la potatina siamo fuori stagione, siamo a maggio, qua. Guardi. Ecco, vede? Cosa? Soffre, non si può potare adesso. Vabbè. No. E allora, almeno un po' di fiorellini se me li mette lì. Okay, i fiorellini, sì, ma siamo a maggio, ma fra 15 giorni va al mare, chi li annaffia i fiori poi? No, quello è un altro discorso, perché volevamo fare tutto l'impianto di irrigazione, così quando siamo via si riesce a... No, quello è un lavorone. Vabbè, è un lavorone, però va fatto. Quello è un lavorone, ce la faccio io a fare quello. Oggi che cosa possiamo fare oggi? Mi potrebbe fare un bel caffè. Vabbè, il caffè vado a farglielo. Non subito, 5 minuti. Guarda, io mi faccio 5 minuti, un riposino, poco, 5 minuti. La chiamo io, faccio un riposino. 5 minuti e poi la chiamo. Grazie. Grazie. È passato un quarto d'ora. Grazie, quello che ci voleva, perché poi quel quarto d'ora è proprio quello che... Grazie, faccio.